Lei che consigli darebbe alla società Juventus per mantenere questa volontà, questa grinta, questa voglia, questa fame di successo anche per la prossima stagione? Ma io penso che questo sia sicuramente l'aspetto più difficile in assoluto per noi, perché veniamo proprio da due stagioni straordinarie in cui abbiamo praticamente vinto due scudetti e siamo tornati ad essere la società guida, no? In Italia da un punto di vista del movimento calcistico. E questo ci deve far capire che è bello, perché è un onore, però anche un onere. E l'anno prossimo sarà ancora molto, ma molto più difficile, sia confermarsi in Italia che eventualmente riuscire a entrare tra le prime otto in Champions. E dobbiamo essere bravi a capire che ci vorrà ancora più ferocia, ancora più lavoro, ancora più sacrificio, ancora più determinazione. Ancora più entusiasmo, ancora più sopportazione, ecco, per andare avanti. Se capiremo questo, abbiamo buone chance di fare qualcosa di importante, altrimenti l'anno prossimo rischiamo di fare molta fatica. Ecco. Ma per lavorare sull'aspetto atletico, fisico, devi lavorare prima sull'aspetto psicologico, perché se non c'è la testa, le gambe non vanno, quindi è molto importante. Io parlo sempre di testa, cuore e gambe, quindi proprio in un ordine preciso, perché la testa muove tutto e poi ci deve essere sempre un grande cuore nell'atleta. Posto, saluto i tifosi che sono stati grandissimi, straordinari sotto tutti i punti di vista. Meritano questo e meritano sempre il meglio.